Grande, eh? Che ne dite? Scrivetemi qualche commento così glielo leggo. Riccardo Arrighini. Bene. Allora, siamo arrivati alla fine e quindi è per me un dovere, oltre che un piacere e un onore, ringraziare tutto lo staff, ma veramente tutto lo staff del Movimento 5 Stelle Massa Rosa. Io vorrei fare un gran bel applauso. Tra l'altro mi dicono da artista io posso dire quello che mi pare, no? Sulla politica, giusto? Lo posso dire? Perché tutti stanno sempre lì tutti abbottonati, no? E, ok? Lo dico forte? Allora tutti sono sempre lì tutti abbottonati perché il mio povero papà mi diceva sempre devi stare copretti e zappa all'orto, no? E io per un po' gli ho dato retta, poi a un certo punto non ce l'ho fatta più. E allora vi dico questo, secondo me devono andare tutti a casa con un bel calcio in culo. Un voto, un calcio in culo. Questa ultima riflessione finale è stata il massimo. E vi dirò la verità, guarda, ve lo dico proprio da toscanaccio, quelli passionali col sangue, no? Secondo me fa bene, lo slogan è perfetto, un voto, un calcio in culo. Proprio a casa. Proprio via, a casa. Da qui ho già detto tutto, credo, no? Riguardo alla mia preferenza, ormai lo scrivo su Facebook, chi mi segue lo sa che lancio dei post al fulmicotone, ormai non mi ferma più nessuno, ormai chi non mi vuole dar lavoro non me lo dà, non me ne frega niente. Vabbè. Bravo, bravo. Se sono di un altro partito o di un altro movimento, non so se ce ne sono altri, non mi interessa, però se mi chiamano, io ovviamente per devo dare da mangiare ai miei figlioli, ci vado, ma a quel punto sono loro che rispettano me, non io che rispetto loro, non so se mi sono spiegato. Va bene, allora vi voglio salutare con un piccolo midley, non so se voleva dire qualcosa Alessio? Voglio lasciarvi con un piccolo midley, ancora una volta sull'opera, vi voglio far sentire intanto un autore che è nostro, non ce lo dobbiamo mai dimenticare, e che per me è stato la partenza per questo viaggio di riarrangiamento anche dell'opera, ossia il grande Giacomo Puccini, che è dall'altra parte del lago, eh? E vi voglio suonare E lucevan le stelle, e poi subito attaccato vi voglio far sentire un brano, forse di più non sarà conosciutissimo, ma per me è una delle più belle melodie che siano mai state scritte in musica. È l'ouverture del Tannhäuser di Wagner, eh? E voglio concludere in questo modo il concerto e vi voglio far sentire quindi che, come dire, la musica quando è bella in qualche modo. Chiaramente io ci ho messo tutti i miei aggeggi elettronici, ci ho messo tutti i miei riarrangiamenti e via dicendo, però ve lo faccio sentire. E lo scema alle stelle e il Tannhäuser. Detto questo, vi voglio solo ricordare chi fosse interessato. Io ho con me dei dischi, ovviamente, di quello che ho suonato. Alcune cose forse non tutte nello stesso CD, un po' sparse così, però dei dischi. E una parte del ricavato dei CD andrà alla campagna di sponsorizzazione del 5 Stelle. Chi fosse interessato può venire direttamente da me. Io vi ringrazio tanto per l'ascolto, è stato un piacere. Grazie a tutti. Thank you.
minchia, ragazzi, non so se vi rendete conto. Porca trottola, un grande. Grazie. Ok, triplo applauso per l'Italia di Vivi. L'unico concerto a Massarosa, non ce lo scordiamo, l'unico concerto a Massarosa. Per noi, visto che è in giro sempre per tutto il mondo, è venuto proprio Zabo Zabo a Massarosa per noi. Grazie. E vi ricordiamo anche che oltre a fare concerti vende anche dischi. Quindi, come ha detto prima, se qualcuno giustamente ne vuole comprare qualcuno, contribuisce al suo conto in banca. Buonanotte, grazie. Ok, siamo a fine serata. Siamo a fine serata, allora va bene, non posso non concludere il concerto come lo concludo di solito quando mi chiedono un bis. E proporre un altro dei miei cavalli di battaglia. Vi faccio scegliere tra, non so, vediamo un po'. Vi potrei far scegliere. Preparatevi al sondaggio. Wagner ancora? Ah, il signore dice Wagner. Se vuoi chiediamo anche in rete di dirci, fare un sondaggio. Puoi fare un sondaggio in rete. Dimmi quali sono le opzioni. Ma io sono in streaming sulla cosa, cioè vi rendete con un altro grande applauso. Dai che facciamo il sondaggio. Facciamo il sondaggio con loro. Il sondaggio con ci dicono loro quale dei due. Dimmi quali sono le opzioni, loro votano. Le opzioni sono Verdi, Puccini. Due, solo lo votano sì o no. Quindi Verdi sì, Puccini no, per esempio. Oppure. Esatto. Va bene? Va bene. Allora, votate sì se volete Verdi, votate no se volete Puccini. Vai. Votate, vediamo. Aspettiamo. Dai, votate, non mi fare brutta figura, su. Abbiate pazienza, arrivano i voti, Arrivano. Allora, Verdi sì, Puccini no, abbiamo Verdi detto. Sì, Puccini no. Sono due voti, 50-50, quattro voti, ecco, adesso vince, sì, cos'era, Verdi? Vince Verdi 60, 70-30, vince Verdi. Vince Verdi? Sì, vince Verdi. Verdi, lì, è il po' dell'anniversario. Cioè, chi mi chiede... Allora, facciamo una cosa, siccome vi chiedete Puccini, faccio io, Okay. Alla fine decido io e faccio un po' quello che mi pare, C'è Dai. Un signore laggiù che mi sembra anche di conoscere, non lo so, mi ha chiesto anche Wagner, allora vediamo cosa riesco a fare, Grazie. Mi sa che fa un mix alla fine. Thank you.
minchia. Scusate per l'espressione sicula, ma quando ce vo, ce vo. Gli scappa la diretta pure a lui. Gli scappa, sì, la diretta. E questo lo voglio dire anche in diretta. Non sapete quante volte mi è capitato di suonare in giro in situazioni totalmente disorganizzate. Ok? Situazioni in cui il piano non arrivava, il piano era scordato, il suono non c'era, fonici pagati una cifra che non avevano un'idea di cosa fare, e come vedete uso anche qualche aggeggino un pochino sofisticato che rende il tutto secondo me anche difficile, se posso dire. Allora, voglio dire questo, io voglio fare veramente un gran complimento all'organizzazione, aspettate a fare l'applauso, perché voglio dire anche un'altra cosa. Ci sono diversi organizzatori in giro per l'Italia di festival longevi, quasi 20-30 anni, ma anche quelli, voglio dire, i primi che hanno organizzato i festival all'aperto, che spesso vanno nel panico quando c'è una situazione di pioggia. Vanno veramente nel panico, roba che non sanno disdire contratti e robe del genere. Io 2 giorni fa ho ricevuto un messaggino dall'organizzazione qui, che mi diceva prontamente, senza che io avessi chiesto nulla, che mi diceva: il tuo concerto è garantito, perché se piove sei nella scuola. Questo per farvi capire come questi ragazzi hanno organizzato tutto, anche per quello che riguarda il mio lavoro, senza sapere, se lo posso dire, senza essere del mestiere, perché non è che questi fanno i festival di jazz, se mi posso permettere, hanno organizzato tutto ancora nel migliore dei modi. Ma non è finita, e qui voglio fare l'ultima, voglio dire l'ultima cosa. E chi mi conosce spesso lo sa, io di nascita sono viareggino, ormai sono massarosese, ma insomma, diciamo, della zona. Ebbene, non so perché, ma generalmente i signori di qua è difficile che mi chiamino a fare un concerto. Non so perché. E allora io, una volta tanto, ho aderito proprio al Movimento 5 Stelle. Grazie. Ok, ok. Allora, a questo punto anche un piccolo applauso al nostro tecnico del suono, a cui va il merito della nonché bassista di Massarosa, anche lui, che tra l'altro è anche il nostro bassista, appunto, è l'unico musicista del nostro gruppo. Quindi a questo punto chiamiamoli al Maloca e man mano che arrivano ve li presentiamo. Bravi. E siamo qua per finire la serata. Allora, i primi due che arrivano lì sono la nostra cantante Sabrina, quella con la maglietta bianca, la regina del nostro gruppo, che casualmente lavora anche per Sky, per cui se dopo volete venire a prendere degli autografi potete fare anche un contratto per Sky. Poi abbiamo Simona, quella con le gambe all'aria, tutta asciutta, tiratina, no? Perché è così asciutta senza un filo di grasso? Perché lei fa la nutrizionista. E quindi se c'è qualcuno con qualche problema di peso, io ne avrei bisogno, ma insomma, dopo il concerto potete sempre andare da lei. Poi abbiamo in fondo, quello là nascosto tra le casse, i rullanti e tutto il resto, Riccardo, che ha un cognome impronunciabile, la Fasinzo Zit. E fra l'altro anche lui non è un musicista di mestiere. Forse nessuno di voi se lo ricorda, ma qualcuno degli anni 70 si ricorda il Costa Ovest. Lui è stato colui che ha portato qua le tavole da surf, ha fatto la California in Versilia. Quindi se qualcuno ha dei problemi di tavole da surf si rivolga a lui. Infine abbiamo quel signore lì tranquillo che sta arrivando, che è il nostro sassofonista. E lo vogliamo dire. E lo vogliamo dire. Anche lui è uno dei grandi fuochi del M5S Massarosa, il nostro Alessio Bartolini. Grazie, grazie, grazie. Grazie mille a voi. Buonanotte. Okay, e buona continuazione. Grazie, Finiamo di sistemare tutto e poi partiamo di nuovo. Ti posso fare solo una domanda, Rick? L'ultimo con Crochet che era fantastico. Stupendo. Il bis. Il bis, certo. Cioè?
Riccardo, ma tu canticchi mentre suoni? Sì, sì. È una mia grande caratteristica. Volevo chiederti, non so se si sentiva anche per loro che erano a casa, però io lo sentivo benissimo. Ma è per scaricarti oppure perché no, ti concilia perché meglio il lavoro? Guturale. Ok, gutturale. Ti dà il ritmo? Mi viene da naturale, non lo governo. Ok, come quando il tennista fa il colpo e fa oh, cioè esatto. È proprio uno sforzo. Esattamente. Bello. Io l'ho apprezzato, non so se si sentiva anche. Ci sono persone casa. Che lo apprezzano un casino, dicono Madonna, bello, sa di vero proprio. Sa di... Sì. E ci sono delle persone che invece gli dà fastidio e purtroppo però non riesco a. Ma io quasi metterei proprio il microfono per ma farlo sentire. Che anche proprio. Nei musicisti classici c'è questa. Glenn Gould, grande pianista classico, quando ha fatto le variazioni di Goldberg, sono tutte mezze cantate dentro. E lui cantava sempre mentre suonava, perché ci sono alcuni pianisti che lo fanno, che Jarrett. Che già è famosissimo, lui è anche proprio molto di più. Lui proprio si mette lì, c'è gente che proprio gli viene questa cosa che lì è anche a volte un po' veramente al limite, no? Comunque in rete sono impazziti, cioè messaggi, però... sì, a parte una che dice ti conosceva da prima, tu diceva il mio pianista preferito, ma anche tutti gli altri, anche se magari non ti conoscevano, però hanno apprezzato veramente tantissimo, quindi grazie. Veramente complimenti a nome di tutti coloro, erano più in rete che qui in piazza, a dire il vero, comunque insomma. Vabbè, ma queste cose finirà, allora io dico un'altra cosa, uno dei motivi per cui bisogna seguire il Movimento 5 Stelle, che propone una politica nuova, che è pulita ma che va anche su internet, no? E è la stessa cosa che secondo me bisogna cominciare a fare anche noi musicisti, prevedere questi concerti in streaming, cominciare a prevedere queste cose che la tecnologia è male, è bene, ma chi lo sa, ma chi se ne frega, però è molto importante che ci siano, io vorrò fare un sacco di concerti come questo, più avanti, magari fra qualche anno, quando ci saranno ancora più possibilità in streaming, magari a casa mia, dove informo una milionata di persone che farò il concerto e chi vuole si collega a internet alle 21. Quando vuoi farlo dimmelo. Vero. Sì, mi organizzo, magari un fine settimana se devo venire qua a Massarosa. Meraviglioso. Vengo. Ma io quella mia amica Giuseppina Torre, pianista di Vittoria, ho fatto un'intervista concerto. Sono andato a casa sua, mi ha fatto 1:20, ci sedevamo sul divano per 2-3 domande e poi lei andava a suonare. È stata una cosa meravigliosa. La trovi in rete se vuoi guardarla. Vai su YouTube, cerca Giuseppina Torre, Salvo Mandarà e trovi l'intervista. Così, 1:20 di concerto intervista. No, ma dobbiamo farla anche noi sta roba. Lo facciamo, quando vuoi. Un fine settimana mi organizzo, vengo. Se mi invidi, cioè io non lo sapevo chiedertelo, ma visto che l'hai detto. Ma io ti invito, ti lascio proprio. Dai, organizziamo, spammiamo bene il link in modo che anziché essere 50-100, magari sono 500 che ci guardano. Lo facciamo. Fantastico. E allora guarda, ne ragioniamo. Adesso ci scambiamo anche il numero di telefono. Scambiamo il numero di telefono, okay. Bravo, okay. Grandissimo. Tanto sono qui, guarda. Ancora un bel non scappi. Allora, dunque, io. Oh caro, io ti devo. Allora, invece, carissimi amici, io adesso se voi siete d'accordo vi lascio. Così magari mi mangio un panino. Anche perché no, perché fra l'altro le batterie fra poco mi lascio, perché siamo già in diretta da 4 ore. 4 ore meno 10. Ecco, scappa, Fulvio scappa, ma io lo inseguo. Quindi io adesso... Ecco, Fulvio mi entra dentro il telefono, vai, 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 fallo di nuovo. Ecco qua. Allora, io se voi siete d'accordo, ma forse anche se non lo siete, chiudo la diretta qui. E poi magari ritorno, datemi solo il tempo di mangiare un panino. Grazie a te. Allora, a Roberto Sangallo dice quanto vorrei risentire Giuseppina Torre. Guarda che puoi sentirla, vai sul mio canale e trovi l'intervista che le ho fatto a giugno. Attenzione qua col filo. Ok, allora cari amici, sono stati felicissimi di assistere a tutta la festa, a tutte le interviste e anche il concerto, perché è stata una roba veramente meravigliosa. Quindi io adesso vi saluto, magari dopo che mi mangio un panino, se le batterie ancora esistono, torniamo, facciamo una sorta di mi scappa la diretta by night e sicuramente dalla macchina, mentre Fulvio guida e tanto posso caricare le batterie, facciamo un'altra direttina anche dalla macchina. Però per il momento vi lascio. Qualcuno mi chiedeva, ma non sei stanco? Un filo, giusto il minimo sindacale. Vi lascio, ciao a tutti. Dai, facciamo sentire ancora un minuto di queste ragazze qui dell'Alma Loca e poi chiudo. Dai.
Ok, allora carissimi amici, vi ho fatto vedere anche un pezzettino di questa, di questo pezzo dei Alma Loca. Quindi c'era Marco Giannini che mi chiedeva dove puoi trovare l'intervista. Visto, ciao, visto che scrivi in chat, il canale l'hai trovato, è questo. Lui non sa che io ho guidato il camper di Beppe a Pisa. L'ha posteggiato. Hai posteggiato. L'ho spostato. Anch'io allora l'ho guidato, anzi no, io mi ricordo. Io ce l'ho dentro. Io c'era una volta che abbiamo fatto una tappa lunga, Walter era stanco. E mi ha fatto guidare un paio d'ore così. E quella sera pioveva, c'avevi la parabola, Walter era a cena e è toccato a me. Va bene, allora io stavo dicendo, cos'è che stavo dicendo? Mi sono dimenticato. Ah sì, stavo rispondendo a per l'intervista a Marco Giannini. Allora Marco, trovi l'intervista sul canale dove ti trovi, devi scorrere i video, in questo momento stai vedendo la diretta, ma sul lato destro ci sono i vari video, devi cercare quello che dura 3 ore, e adesso non mi ricordo a che minuto è, guarda un po' e lo trovi. Sì, ecco, vi faccio vedere una senatrice che balla. La senatrice balla. No, perché smetti di ballare? Scusa. È finita la musica. Paracula. Senatrice paracula questa. Altro che finita la musica. E vabbè, si può ballare anche senza musica, non è che serve. Va bene, va bene. Allora, ragazzi, io chiudo la diretta perché adesso... Ma voi avete mangiato, vero? Noi qualcosina, sì. Adesso mangio anch'io. Grazie. Minchia, ma questo è bello. Ma tu hai mangiato? Falle tu le riprese. Anche... Calvo, sì. Mi ha detto Ada Gai, se vuoi andare a dormire da lei. E poi? E io domani devo andare al lavoro, però. A parte che se dormo io da qui e Fulvio se ne va, io poi come faccio ad andare a casa? Vabbè, come vuoi. Io ringrazio... Il messaggio te l'ho portato. Ma chi è che... Da chi arriva il messaggio? Da Ada, quella di Rotelle. Ah, ok, sì. Sì, ho capito. Ma detto quando vuoi. Allora, se rimane anche Fulvio, sì. Ma io ho la macchina mia a Genova, quindi se rimango a dormire qua, poi domani come vado al lavoro? Dove lavori? A Milano. Quindi devo tornare per forza. Ciao, ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, grazie, ciao. Spettacolo, Pagini che balla, lo spettacolo. Dai, forza, ecco, la senatrice balla di nuovo, dai. Fare i complimenti agli organizzatori di questa festa perché è fantastica. Stupenda, organizzata veramente bene. Tantissima gente, bello. Veramente, stupendo. Dai, fate un duetto. Ecco. La voglio vedere la Finocchiaro che fa così, la voglio proprio vedere. Sì, con 10 uomini di scorta intorno. Con 10 uomini di scorta intorno balla la Finocchiaro. Uno che gli muove il braccio, quell'altro gli fa i capelli. Esatto. Allora, quest'ora saluti da Nando Meliconi e da Roberto Sangallo. Ciao Nando. Grazie a voi. E anche da Marco Giannini, che è quello con cui parlavi prima. La lotta è dura ragazzi, questo è un momento di festa, ma da fra pochi giorni torniamo a Roma e saremo ancora più duri di prima. Quando è che sarai a Roma tu, a proposito? Io rientro il 29, devo... Che giorno è il 29? Mercoledì mi sembra. Mercoledì? No, mercoledì il 28, giovedì rientro. Annaggia, perché io mercoledì sarò a Roma. Ma solo per... Allora rientriamo assieme, dai. Davvero? Già mi ha detto la stessa cosa anche Sara, io me lo leggo al dito, Rientriamo. Va bene. Allora ci vediamo a Roma mercoledì. Poi ti dico in dettaglio perché vengo e quando, magari rivediamo quando possiamo vederci. Allora, basta, chiudo. Ragazzi! Scusa, chi è Sant'Ambrogio? Chi è Sant'Ambrogio? Voglio vedere la senatrice che balla con lo Sant'Ambrogio. Boh. È Sant'Ambrogio lui. Sei tu Sant'Ambrogio? No, lui è Utique. Va bene. Un bacione alla questora. Ma ora saluti. Sì, dille alla senatrice che se non balla con Sant'Ambrogio le riparlo di economia un'altra oretta. Ma chi è Sant'Ambrogio? Era lui. Ma io no. No, lui è Fulvio, Udique. Chiediamo a lui chi è Sant'Ambrogio. Chi è Sant'Ambrogio? Marco, dici chi è Sant'Ambrogio. È lui. Vediamo se ce lo dice. Cioè, non... Ah,
Nando Meligoni vuole il permesso per la prima seduta. Glielo puoi far avere un permesso per la prima seduta a Nando Meligoni? Sì. Sì. Certo, certo. Assolutamente sì. Nando, ti aspetto sempre a braccia aperte. Vieni quando vuoi. Anzi, chiunque vuol venire, passi e chieda della. Quest'ora noi facciamo entrare, specialmente se Berlusconi viene a fare il discorso al Senato. Io vorrei pieno. Ma il discorso qual è? Quello che gli ha scritto Beppe? Bello, no? Io ci avrò un vestitino bianco e nero a righe. A righe verticali? Chissà chi è. Io col numero tatuato qua della P2 voglio tatuare. Cos'è? 2186. Qualcosa del genere. Che poi sembra quasi il numero dei bassotti. Esatto. Va bene, va bene. Allora, basta, chiudo, fatemi chiudere perché così ricarichiamo anche le batterie e poi facciamo il mi scappa la diretta. Buonanotte a tutti ragazzi, ci vediamo più tardi però, mi raccomando, non andate a letto perché dopo che mangiamo un panino, magari quando siamo in macchina con Vulio facciamo un bel mi scappa la diretta. A più tardi a tutti, ciao, grazie, vi voglio bene. Ciao a tutti.